c'è freddo stamattina. Anche il tempo non è dei migliori, eh. Ma che meraviglia c'è qui! Ti spiego, qua siamo sull'altopiano di Balascio. Ma c'è freddo, eh? C'è freddo, c'è freddo, vedi che ho un po' la pelle d'oca. Anche per me. Da questa parte praticamente abbiamo il mare. Dall'altra parte abbiamo il Monte Limbara, come avete sì, visto. Sì. Quindi noi adesso dall'altopiano di Balascio è un ritrovamento di un borghetto. Ci sono tante case, comunque di pastori, vedi. Qui, questo te lo devo raccontare. Allora, qui ho parlato, a me mi era arrivata a voce che c'erano nuraghi, no? Quindi ho parlato, io ti parlo di un annetto e mezzo fa. Ho parlato con una persona del posto. Spostati che c'è macchina dietro. Ci si passa? Vedete tutti qua. In che sto con te? Così, lui dove si mette, spiega. Il buongiorno stamattina ve lo diamo così, in maniera un po' alternativa. È freddo stamani, via. Io ho la felpa, infatti. Eccoci che ci spiega tutto. Dicevo, ho parlato con una persona del posto, un anziano, stiamo parlando di 80 anni, e quindi sono andato a casa sua, con Roberto. Con il satellite, ok, con il GPS. Quindi immaginati la persona grande. Mi volevo far indicare i nuraghi che c'erano in questa zona. Quindi con il GPS noi allargavamo la mappa e lui comunque è riuscito, meno male, qui sì, chi ci no, nella lingua nostra. Mi ha indicato i sei nuraghi, mi ha indicato tutti i sei nuraghi che sono qui nelle... Qui, tipo questo qui, questo rilievo che vedi sì. Qua, quello lì era un nuraghe. Ok. Quindi parli di... Però noi adesso andiamo a visitare, secondo me, uno dei più belli, perché da lì, ragazzi, vediamo tutto, cioè vediamo un panorama verso il lago che è fuori dal normale. E poi prendiamo una sterrata e arriviamo fino al lago. Okay. Perfetto. Ok. Beh. Andiamo. Guarda che colori che ci sono con queste pietre. Vedrai stretta. Sì, un po' strettina, ok. Se è un minimo asfaltata facciamo la stretta. Se no. Comunque è finito l'asfalto. È finito. Eccoci. Mamma guarda mia, che questa scella là davanti. Mamma mia. Teddy, allaccia le cinture. Vai dietro, Teddy, forza. Pensavamo che era tutto semplice. Concentrati con le ruote, a te. Vedi, devi seguire il monta lì sopra, ma... Via, guardate, ora chiudo la ripresa perché qui devo fare un po' da copilota, eh? C'è il motivo di questo sterratino, perché ci ha portato qua che c'è i resti di un nuraghe un po' mangiato dalla vegetazione, eh? Ora andiamo a vedere. Senti che profumo di queste piante, mamma mia. Non si può sentire dal video il profumo, però credete, è una meraviglia. Vai Teddy, scendi, vai da Stefano, corri. Vai a salutare Stefano, corri. La maggior parte sono distrutti. Cioè, questo qui è crollato, però sono il posto dove non voluto fare il murale, qua tutto questo. Oh Teddy, non puoi andare da solo, no? Arriva quel canino, eh! Oh, sono stato attaccato anche della macchina, non li vediamo più. Sono un po' secchine perché è caldo. Però c'è l'aspa. Un po' di frutta fa bene. Tutti i rossi ancora di più.
sono dei colori. Dei colori spinati, che se ci tendi ci mette la zampina. E io ci ho passato le gambe. Anch'io. Gli scarponcini da trekking, amore, ci vanno. Non pensavo stamani, se no mi mettevo quell'altro. Andiamo, carro armato. Ma ho scoperto che arrampicano più questi che delle scarpe, quelle che ho oggi. Immaginati che l'abbiamo fatto io, Roberto. L'avete fatto... L'abbiamo tagliato con autorizzazione, giustamente. Ora l'abbiamo creato con Roberto. Andiamo. Cosa hai combinato la lingua, Teddy? Andiamo, andiamo. Studenti, ma ce l'avevo davvero. Andiamo, dai Teddy, vai. Ela! Sì, abbiamo le scalette personalizzate. Perché? Se riprendi i ragazzi di Maestrali, Explore 4x4, con autorizzazione delle persone del territorio e tutto quanto, hanno creato questa strada che si sta facendo ora, e giustamente se la sono personalizzata la scaletta, per portarci, per far vedere noi e chi verrà a vedere le cose con loro queste meraviglie che sennò sarebbero perse. Allora Teddy, qua bisogna ragionare un attimo. Allora Teddy, qui mi capi il collo. No, ehi, già. No, tutti... Addì. Ci sono tutti i primetti, qui per lui, ci va sopra con le zampe. Meraviglia, oh. Qui lo stesso, la sorta di comfort. Qua ci sono le pietre cadute, comunque, vedi, era chiusa anche qui. Quindi sicuramente una caverna all'epoca. Guarda qua. Intanto riprendi così che ti passo te. Ma qui tutti, vieni. Mamma mia. Questo qui, vedi? Ah. Arrivo. Guardavo che spettacolo era. No, qua, come ti ho detto prima. No. Guarda, gira. Dove l'hanno voluto creare? Questa è pietre piccole, rispetto a quelle che abbiamo visto fino... Esatto. Ma cosa gli passava nella testa per farlo qui? Non lo so. Guarda, qui sotto c'è una caverna, se vieni qua la vedi. Lì c'è un pozzo, non si sa, non, molto probabilmente scendeva sotto. Guarda, vedi da fuori. Qui ne hai panorama. Cioè, ti siedi qua, basta, non hai più... Ecco, questi sono quei posti. I pensieri vanno via. Praticamente ci porta giù fino alle sponde del lago. Devi stare tutto il giorno qua così a guardare. Qui, allora, vedi, io poi ti mando verso Monti, che è lì, vai su quei rilievi lì su, lì c'è Bulusò, c'è Ala dei Sardi, su, dove si vedono le pale in fondo, vedi? Sì. Lì, voi andrete verso lì. Quelle cose che devi continuare perché... No, dai. Perché gli stivalini da spiaggia si difendono bene ovunque, sono un po' come il Discovery. Ecco. Oh, per assurdo scivolavo più per le scartatrici l'altro giorno, perché anche la ginnica o la prendi apposta che c'ha una suola... ti scivola, è liscia. Si balla anche stamani con la macchina. Ma qua c'è un confronto, dai. Sì, questa sì, ma
cominci ad agiare troppo, perché sembra, e due secondi ti ritrovi già delle buche immense. Ho segnato che la statale è bordo all'ingresso alla 131 DCN, okay. E fai in quattro corsie fino dritto all'Iena, okay. Poi le visite che fate, io ti ho segnato un giro che avevo fatto 3 anni fa, ok? Quindi potresti andare per Bauni, cioè nel senso arrivi da Orgali, fai Oliena, sì. Fai Orgosolo, da Orgosolo ad Orgali, guarda, sono 20 minuti, ok? Okay. Quindi da Orgali fai la statale per Bauni, che è l'unica statale. Qui praticamente trovi il Canyon Gorroppu, che si vede dalla strada, quella foto che vi ho fatto vedere ieri. Sì. Vai verso Santa Maria Navarrese e lì c'è un camping, okay. Spartano, 30 euro, guarda, io ho dormito per 2 notti lì. E poi comunque scendi fino, fai Costa Rei, Villa Simius. Qui comunque sentite Marco, vi ho scritto. Ok, sì. Per vedere. Quando si esce perché, da qui magari si poi, esatto. Da Villa Simius devi attraversare Cagliari, okay. No, però fai Sesto, quella parte e arrivi dall'altra parte. Fai Capoterra, Sarroch, Pula e Chia e lì c'è Marco. Certo.